Bella raga, molti di voi si ricorderanno questo spiazzale per quel video che ho fatto con l'HM dove imparavo a fare i circle, nel quale ho storto anche il manubrio. Quest'oggi siamo sempre nello stesso spiazzale con la stessa persona, però siamo con il mezzo nuovo, ovvero l'MT-07, perché adesso che è completamente finita, completamente con il kit stunt, quindi esaminiamo bene le cose: stunt cage anteriori e posteriori, handbrake, stunt bar e basta, perché alla fine è quello che serve. Possiamo realmente metterci e imparare una volta per tutte questi benedetti circle. Col booster riuscivo a farli perché era un giocattolino. Col CRF non sapevo ancora impennare. Con l'HM non riuscivo, però ogni tanto mi capitava che riuscivo. E con l'MT bisogna imparare. Una volta per tutte bisogna imparare a farli bene, quindi con un piede sulla sella e un piede sullo stunt cage posteriore, e girare. Perché il mio problema più grande qual è? Il mio problema più grande non è il girare, o almeno con questa moto non ho ancora provato a farli, ma il mio problema più grande non è girare, ma è continuare a girare. Io arrivo in un punto che faccio mezzo giro e poi la moto mi sbalza alla parte opposta. Quindi oggi vedremo di, una volta per tutte, metterci là e imparare sti dannati circle, o almeno capire le basi appunto per farle. Direi che possiamo attrezzarci e direi che possiamo iniziare una volta per tutte. A few moments later. A parte che sti guanti sono veramente aperti, a forza di grattare con l'Aerox devo cambiarli. Capiamo un attimo le basi. Quindi andiamo a fare piede qua e piede qua. Oppure addirittura così, potremmo provare. Così, sfrizionata, e poi chiusa. Allora, il problema è che questo non è il cinquantino, è tipo grossissimo qua, come serbatoio. Dove vado? No. Minchia, sei enorme, MT. Come si fanno i circle con te? Ma non puoi far girare una moto del genere. Non puoi far girare una moto col 180 dietro. Come cazzo fai? Però come cazzo fai ad alzarla subito? Tenerla lì, è grossa sta moto. I coglioni. Aia. A mare non avremo bambini. Sì, ma è troppo cattiva in basso sta moto. Mamma Yamaha, forse è esagerato. Sì, ma ha talmente tanto freno motore che fa paura. Come fai? Ma come fai? Persone che passeranno penseranno: sì, ma questo non sa impennare, sta imparando così. No, sto imparando i circle. Ma come fai a portare la candela sta moto qui? Io una volta ho grattato, mi sono cagato addosso, non ho più grattato. Da quel momento, non lo so. Tac, una volta che arriva su, devo premere la frizione, così che il freno motore si annulla e posso andare di freno. Sì, ma come cazzo fai? Cioè, sono in difficoltà. Bellissimo, ma mannaggia a me che ho comprato il naked. Sono veramente in tanta difficoltà. Cioè, No, ok, non puoi. Cioè, impossibile. Non puoi. Sono in grande difficoltà. Come si fanno? MT di merda. Tutto questo perché Toret ieri sera mi ha taggato nella storia, ecco, dove mi chiedeva di fare dei circoli assieme. Ho detto va bene, devo imparare. Quindi ho detto domani vado, mi alleno. Ma come cazzo si fanno i circle con l'MT? Ciao YouTube. Allora, freno c'è, il gas c'è, la frizione c'è. Sì, vabbè, ma non puoi. Cioè, non mi riposo 5 minuti e poi vediamo cosa fare. Bene, mi trovo parecchio in difficoltà e dato che sono già le 4:37 e
da fare di altro, c'è molto di meglio. Devo andare a fare un paio di chiavi e quindi andiamo a fare le chiavi. Devo capire come si fanno i circle perché mi gira le palle, non riuscirò a farli. Dunque raga, adesso mi dirigo appunto a fare questa coppia di chiavi che devo fare. E noi ragazzi, ci vediamo con un prossimo video. Vi ricordo di lasciare un like, un commento e di iscrivervi. Seguirmi su Instagram e TikTok, tutti i social che trovate in descrizione. E noi ragazzuoli, ci vediamo con un prossimo video. Un salutone, un bacione e bella guys. Anche se non so da questo video effettivamente cosa possa esserne uscito, ma vabbè.